Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio su Hollow Knight. Come introduzione all'episodio, ho sconfitto le signore delle mantidi e quindi un bel combattimento grazie anche all'Apuleo potenziato e al fatto di aver recuperato uno slot di vita in più grazie alle abilità ottenute fino ad ora, che praticamente è un passaggio che si trovava, e lo vedrete in questo preciso istante, vicino alla stazione della regina. Un piccolo passaggio che ci permette di recuperare il quarto frammento della maschera e quindi ottenere uno slot di vita in più, quindi utilissimo nelle fasi di combattimento. Bene, le regine praticamente sono state sconfitte, e cosa ci proporranno ora? Una nuova abilità, una ricompensa? Che cosa? Andiamo avanti. Aculei, un cimitero. Nido scuro. Un altro frammento di maschera lì. Cornifer, che cavolo ci fai qui? Questo posto mi dà i brividi, ci sono piccole creature malvagie che spuntano fuori dappertutto, i tunnel sono un labirinto buio e intricato. A meno che tu non sia ben preparato, ti consiglio di andarti immediatamente, ma se invece ti senti abbastanza forte da scendere, ti andrebbe di comprare la mia mappa? È ovvio. La compro. Che orribile tana di bestie rabbiose, non sarà facile uscire da questa fossa oscura. E ho comprato la lanterna alla fine dello scorso episodio. Credo che mi nasconderò qui ancora per un po'. Testa, Che buonasta. orribile, vabbè. Vita massima. E invece come ti prendo? Sarà la nostra ricompensa quel frammento? Guardate, guardate, ha la lanterna! Che pollo. Caverne fungine portano entrambe le caverne fungine. C'è Cornifer nascosto lì. Questo è completamente inattaccabile. Bello, ambientazioni uniche,
E qua addirittura siamo nel sottosuolo. E qua comunque non siamo esenti da trappole, potrebbero circondarci questi insetti che spuntano dal terreno. E questo qua sotto che cosa nasconde qui? Muoio praticamente, devo... Ok, questo è dove veniva lui. Mannaggia. Lì sono venuto io, perfetto, quindi posso... E qua? Aspetta, ma qua sotto... No, 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 non è, è chiuso. Niente. Sono ingannato con le mie stesse mani, vabbè, pazienza. Costretto a scendere. Qualcosa di per salvare. Ehi. No, su o giù? Su o giù? Questi insetti. Niente. Un po' continuo di qua. O su o giù. Bella questa esplorazione. E qua? Oh.
Oh, bella mace. Ma dove sto finendo qua? Perdere vita così secca. Ora sono costretto ad andare di qua. Qui. Ah, meno male. Su un trappolo sono finito. C'è un altro cavaliere lì. Arrivare il vermiciattolo. Tarda. Oddio. Una sorgente. No, non mi dite che mi ha portato... Ma c'erano altre cose da vedere lì in fondo. Ok. Forse questa si ricollega alle caverne. Mentre qui... Sempre le caverne, alla funivia qui porta. Ma io non posso fare nulla perché non ho la chiave per chiamare la funivia. E infatti, è tutto questo video oscuro, è proprio questo, eh. E senza la torcia... Ho perso completamente il senso dell'orientamento. Esamina. Il corpo senza vita di un garopode. Mi svela per caso nel bestiario. Diario, mappa, relitto, relitto. E in... Garopode. Vediamo se troviamo il garopode. Vediamo Garopode, dove sei Garopode? Ombra, il nostro spettro è spettro, eco di una vita passata, sconfiggila per riprendere il suo potere e tornare integro. Ognuno di noi si lascia indietro qualcosa quando muore, una specie di orma sul mondo, non so quanto a lungo questo reame potrà sopportare il peso di così tante vite scomparse. Hornet, abile protettrice delle rovine di Nido Sacro, combatte con ago e filo, sconfiggine ancora uno per decifrare le note del cacciatore. Ok. Predatore oscuro. Garopode, enorme insetto scavatore ricoperto da spesse piastre di guscio, viaggia senza sosta per i tunnel di Nido Oscuro. Spaventosamente forti respingono qualunque attacco sferrato contro i loro corpi corazzati, per fortuna se li eviti ti lasceranno stare. Terravoro.
Predatore di nido oscuro che caccia in gruppo, si fa strada nel terreno e salta fuori dal suo per sorprendere la preda, sconfigge altrimenti cacciatore. Ok, dobbiamo da dare un'occhiata a tutto il bestiario comunque. Qua si fa il giro, penso. Ancora questi simboli scuri. Già ne ho trovati tre con questo. Va bene. Allora qui niente. Pensavo che fosse così maledetto. Sono troppo muto. Ok, qua c'è la fontana, perfetto. E qua abbiamo una porta con una fessura. E questo ci riporterà sicuramente a qualche luogo che ho già visto. Mannaggia la pupazza. Qua ci riporta alla fontana. Dall'altra parte sono io. Balzare su di loro, su di lui, ma là ci sono gli spuntoni.
minchia, però che figa! Che dai, però. No, non mi dire. No, cioè devo fare lo zig zag qua. Cioè, ma come? Cioè devo fare zig zag, zig zig. Stiamo scherzando. Come cavolo faccio a salire qua? Scusate. Ah, ho capito come. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma così. Devo premere X. No. Ma come faccio ad arrivare fin là sopra che neanche salta? Devo fare uno, due, blu. Devo fare uno, due. No. Diciamo che per il momento ci rinuncio. Riesce a mantenere lo stesso ritmo. Posso salire fino in cima. Tanto che mi costa fare un salto. Infatti non mi costa niente. Che cazzarola è quel coso? Schifoso! Qualcos'altro c'era qui. Come se i corpi venissero infestati da dei parassiti. Infatti qua vedo cose di ragni, tele di ragni. Tardo. Bastardo.
sei finito? Mutano i corpi. Muta, dai, muta. Coglione, sono stato, devo premere solo R2. Cattivo però. Sono veramente senza parole, non so che dire, non so che dire. Può essere che qua incontreremo solo dei potenti, né? È tutto così calmo. Esamina il corpo di un guerriero caduto. Il corpo di un guerriero caduto. Tutta questa vita. Vediamo se gli devo fare la scossa, gli devo fare la scossa per rianimarlo. Perché tutto questo casino con questo corpo qua? Questa cosa mi puzza. Di brutto. Certo, perché
Ma che sono? Dai però, cioè che fastidio! I combattimenti fatti così. Dammi qualcosa. Mi sto girando come un matto. C'è qualcosa che sputa. Miseria. Minchia infestata. Bravo. Dai, però cattivo. Vai, così muori. Mamma mia. Qua dove si finisce qua? Ah, guarda chi c'è. Tela, questa zona brulica di creature telaiche che mordano. Che le telaiche, babbe. Le tele che mordono, bruciano e graffiano. Pensavo di mettermi alla prova contro di loro, ma ora la mia audacia mi ha abbandonato e mi sento solo stanca e dolorante. Mi prendo solo un attimo di riposo prima di ripartire. Cerco una sfida un po' meno terrificante. Questo nido non è un bel posto dove morire. Mi prendo solo un attimo, ok. Finalmente una panchina. Ti puoi riposare alla panchina, tesoro, se vuoi. Linea dissestata qui. Qua potremmo ricollegarci alle miniere. Questa comunque è una nuova zona. Quindi direi io di continuare da questa parte. Scritture runiche. Una città che è stata forse infestata da sti cosi. Ok, infatti
c'è questo. Cosa ha sbloccato? Ok. Non ce n'è più di questi. L'altra funivia è qua. Ma io non posso prenderla. Dai, però mica non mi fa. Il cacchio di terremoto. Mamma mia. Voglio un po' di slot in più per mettere qualche amuleto. Ma non ho più. È sudata. No, non mi dire. Ecco che cosa c'è qua. Pass tranviario. Ho trovato il biglietto. Ora posso continuare dalla panchina. Ah, e c'è Quirrell. Salve, salve, così entusiasmante trovare un tale comfort in una tana di bestie feroci. Di sicuro è un posto pericoloso. Credo che in fondo ci sia un villaggio. I suoi abitanti non hanno mai accettato il re di Nido Sacro. In fondo, quindi da quella, questa parte. Perché non ti unisci a me per una volta? Queste acque sono un toccasano per le zampe stanche. Quindi dovrei andare sopra io. Vabbè, non mi interessa niente a me di morire qua. Chi sei? Ah. Zote.
Idolo del re. Salute, che cavolo ci fai qua? Ehi, che stai facendo, piccolo Bob imbranato? Sventili il tuo culo arrugginito nell'oscurità? Mi hai quasi beccato e se l'avessi fatto sarebbe stata la fine per te. Fidati, io sono solo e potente, cavaliere di grande fama. La mia arma sterminatrice ha battuto centinaia di nemici, sparisce, bla 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 bla. Comunque, ti sei perso questi tono oscuro, non mi importa, non ti chiuderò fuori. Conosco la strada grazie alla mia memoria prodigiosa, ma viaggio unicamente da solo, sparisci. Mio caro. Che cosa molto carina di trovarlo. Peccato magia. Ok, forse qui sono tornato allo stesso punto di prima. Posto, ho fatto il giro. Qui. Piccoletto c'è. Ah, eccolo là. Dai però, mica non si vede niente. Aspetta un attimo. Niente, vabbè, c'era il muro. Ok, sto per arrivare lì, allora faccio una cosa, che sono di qua, scendo giù. Perfetto. Andiamo a recuperare la nostra magia.